Molti mi chiedono come mai faccio cammini così lunghi e la mia risposta è sempre la stessa. Cammino in segno di ringraziamento verso il creato per la seconda vita che mi è data. Parliamo di un adolescente che praticamente dai 14 anni alla soglia dei 40 non ha sentito nulla. Così un giorno decide di farsi un impianto cocleare, ma nell'anno più bello della sua vita finalmente riuscì a sentire, si ammalò, andò in dialisi. Fare la dialisi non è stato per nulla facile. Ho avuto molti problemi con la fistola a braccio. Mi hanno operato ben 3 volte perché non riuscivo a farlo. E comunque, nonostante tutto, ho iniziato questa dialisi. Solo i miei amici, per passare il tempo, parlavano tra loro, socializzavano, mentre io non sentivo nulla. E quindi stavo in disparte. Queste 4 ore al giorno, una seduta di dialisi sono 4 ore al giorno, un giorno sì o no, non passavano mai questo tempo. Però davanti a me avevo un crocifisso ed è qui subentra la fede. Iniziò un dialogo tra il crocifisso Dio e l'ammalato. Facevo delle domande a Dio e chiedevo quanto tempo ancora dovevo stare così. E avevo le risposte. Dentro di me avevo queste risposte e addirittura lui mi diceva che me ne sarei uscito prima di 3 anni. E questa cosa mi faceva stare bene. Alcuni miei amici stavano lì già da 8 anni. E qui un bel giorno le mie preghiere vengono ascoltate. E dopo solo 11 mesi di dialisi, ecco il miracolo. Riceverò un trapianto di rene. E da quel giorno la mia vita cambia. Inizia una nuova vita. Inizio con dei piccoli pellegrinaggi, ma l'importante era la meta, visitare un santuario. Ma ringraziare il Signore non basta mai. E così decido di fare un lungo cammino, sui passi di una beata, la Beata Madre Serafina Micheli, definita da Benedetto XVI, pellegrina di Dio. Perché proprio questa beata? Perché tramite lei riesco a visitare tutti i maggiori santuari italiani, dall'altare di Imer in Trentino, dove è il suo paese natio, fino a Spaicchio, dove è sepolta, provincia di Benevento, visitando Padova, San Luca di Bologna, poi Assisi, fino a scendere a Roma, passando al crocifisso di Cavarsere, la Madonna di Genazzano, di Zagarolo e così via. Questo cammino non lo faccio da solo, ma lo faccio con Emilia Genzano, una persona positiva, intraprendente, solare. Eppure anche con lei la vita non è stata benevola. E allora come fa? Lo scoprirò col tempo, quando insegnerà anche a me, a leggere il Vangelo. Emilia è presidente di un'associazione di volontariato che si occupa di reinserire persone nella società. E io questo ero diventato, una persona che si era distaccata dal mondo. Andavo per fatti miei, tutti in piedi, nelle montagne. Mi faceva stare bene, stando da solo così.
E così mi dà un incarico, ci metto un anno a convincermi, ma alla fine ci riesce. E questo incarico è una guida trekking, una guida escursionistica di un gruppo trekking, che come primo obiettivo porta ragazzi che hanno sofferto di bullismo o altri problemi e sono distaccati. E così, da persona sociale, mi fa diventare una persona che reintegra queste persone nella società. Ma ritorniamo al cammino. E così, il 2 agosto del 2019, ci mettiamo in pellegrinaggio e inizia questa fantastica avventura. Ricevi questo bastone, sostegno per il tuo viaggio e i tuoi cavalli durante il tuo cammino di pellegrinaggio, perché tu possa vincere tutti gli attacchi del nemico e giungere alla meta e, terminato il tuo cammino, ritornare alla tua casa con giubilo per grazia di Dio che vive regna nei secoli dei secoli. Amen. Sono Emilia Genzano, seduto all'ombra di queste vecchie querce, che hanno visto ben 5 generazioni. Qui mio nonno si sedeva nei mesi più caldi e si rinfrescava all'ombra di questo fogliame. Qui ci sono le mie origini, le mie radici, di cui ne faccio un enorme tesoro. L'energia che assimilo tra questi bei colli a contatto con la natura mi ha spinto a intraprendere un cammino santo e meraviglioso della beata Serafina Michele di 1000 chilometri, insieme a Michele Casapulla, che definisco uno dei tanti miracoli in cammino. Il compito più grande dopo questo cammino è riuscire a trasmettere un po' le nostre emozioni percepite durante tutto il pellegrinaggio, ma è una missione un po' impossibile, perché rimangono delle emozioni, rimangono in fondo al nostro cuore, devono prendere forma, devono fare in modo che un giorno, quando sarà, riescano a dare consolazione, gioia e stimolo soprattutto nelle persone che incontriamo. Cos'è per l'uomo un pellegrinaggio a piedi sotto una calura di 40 gradi e non sapere dove pernottare la sera? Cos'è? La risposta è nell'affidamento della Divina Provvidenza, che si è manifestata molte volte. Abbiamo percepito che Madre Serafina ci ha inviati missionari su questo cammino, promotori del suo cammino fatto più di 100 anni fa. Abbiamo percepito che c'era lei insieme a noi, stava insieme, avanti a noi, ci apriva le strade e siamo arrivati fino a Faicchio, dove lei riposa nella gloria di Dio. Cari amici, con la gioia dei nostri cuori vogliamo ringraziare tutti, dal più piccolo al più grande, per il supporto ricevuto. Grazie, grazie, infinitamente grazie. Vi lasciamo queste immagini in segno di affetto, augurandoci che vi trasmetteranno un po' le nostre emozioni vissute. Buona visione.
Clotilde Micheli nacque a Imer Trento l'11 settembre 1849 da genitori profondamente cristiani. A partire dalla sua giovinezza, la vita di Clotilde Micheli sembra un romanzo ottocentesco. In realtà la volontà di Dio plasmava quest'anima predestinata, facendola vagare da un posto all'altro, alla ricerca di come realizzare la rivelazione fatta dalla Madonna il 2 agosto 1867. Mentre a 18 anni era in preghiera come al solito nella chiesa di Imer, la Madonna le manifestò la volontà di Dio che venisse fondato un nuovo istituto religioso con lo specifico scopo di adorare la Santissima Trinità con speciale devozione alla Madonna e dagli angeli quali modelli di preghiera e di servizio. Dopo la morte della madre e del padre, questa irrequieta donna di 38 anni insieme alla cugina Giuditta intraprese nel maggio 1887 un pellegrinaggio a piedi verso Roma, facendo tappe a vari santuari mariani, con devozione e spirito di penitenza, sempre intenzionata a verificare ancora la volontà di Dio, circa la fondazione ideata. Ad agosto giunsero a Roma e ospitate dalle suore di carità figlie dell'Immacolata, Immacolatine, fondate da Maria Fabiano, la fondatrice conosciuta Clotilde più profondamente, la convinse a prendere l'abito del suo nascente istituto, promettendole di lasciarla libera se si fosse attuato il suo disegno giovanile. Clotilde prese il nome di Suora Annunziata e rimase fra le Immacolatine fino all'inizio del 1891, ricoprendo anche la carica di superiora dal 1888 a 1891 nel convento di Sgurgola d'Anagni. La sua discesa verso l'Italia del Sud proseguì nel 1891, arrivando ad Alife Caserta su invito di padre Francesco Fusco da Trani, francescano conventuale, che intendeva proporre a Clotilde la realizzazione di una fondazione ideata dal vescovo Monsignor Scotti. Ma lei constatò che il progetto del vescovo non concordava con quello che sembrava essere il disegno di Dio su di lei. Dopo essersi spostata a Caserta, ospite di una famiglia che la sosteneva, Clotilde passò nella vicina casolla con due giovinetti che si erano uniti a lei. Dopo alcuni mesi, il vescovo di Caserta, Monsignor De Rossi, principe di Castel Pietroso, autorizzò la vestizione religiosa del primo gruppo di cinque suore, che avvenne con la presenza di padre Fusco il 28 giugno 1891. La nuova istituzione prese il nome di Suore degli Angeli, adoratrici della Santissima Trinità. La fondatrice Clotilde Micheli aveva 42 anni e prese il nome di Suor Maria Serafina del Sacro Cuore. Ma per Madre Serafina cominciò a partire dalla fine del 1895 un periodo di sofferenze fisiche. Dopo un intervento chirurgico molto delicato, la indebolì, consumata dalle sofferenze fisiche e morali. Spire il 24 marzo del 1911, mentre le sue figlie continuano come gli angeli ad adorare la Trinità e sono sulla terra come essi sono nei cieli. Proclamata venerabile nel 2009, Madre Serafina Micheli è stata beatificata il 28 maggio del 2011.